Pellegrino e sono qui questa mattina a Milano, al Teatro Caboto, in via Caboto, dove si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Internazionale Il Poeta dell'Anno 2015. Questo è uno dei più prestigiosi premi organizzato dalla 8 edizioni di Ottomaro Maestrini, a cui hanno preso parte i poeti che hanno già partecipato e vinto premi in precedenti edizioni, sempre della ottima edizione di altre case editrici. Il premio mette a disposizione dei finalisti una targa aurea con pergamena personalizzata, mentre al poeta vincitore unico assoluto riceverà una maxi targa con trofeo. E la cerimonia inizierà qui stamattina tra circa una mezz'ora e verranno anche declamate le poesie finaliste, oltre a essere letta la poesia del vincitore. Accanto a Ottomaro Maestrini e a una giuria di noti nomi del panorama culturale e letterario sarà presente Elisabetta Viviani che presenterà la cerimonia. Respiro di ogni decisione, affollato il mio cuore, imprigionandolo entro una gabbia dorata dove solo a te era permesso entrare. Lì costruivo speranze disattese, desideri sfumati di noi due, stretti, uniti in un amplesso mai consumato, sfumato nei rigogliosi paesaggi di un'estate romana ormai lontana. Notti insonni, giorni interminabili attendevano una tua risposta, mai data. Inghiottita da quel silenzio, sono precipitata in un abisso per risollevarmi quando per me semplicemente non eri più. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Bruno Mancini, Il battito. T'ho scorta martoriarmi con l'amico. Ho consumato suole per seguirti. E tu, nel film di quel dolore, andavi a sperperare la tua pace. T'ho vista, come sempre, offrirmi fiori. Lo sguardo aguzzo, sfacciatamente trasparente. Carta velina scopriva la tua ansia. Ti udivo, soliloqui d'irsuti anatema, recettore di suoni molesti, nel pianto di un presente che ti pareva non aver mai fine. Ho consumato le suole delle scarpe, la vista aguzza, recettore di suoni molesti, mentre il divino lentamente tornava negli abissi del suo nulla. Collima, il mondo dei contrari, aliena è solo la speranza. Bruno Mancini, Delfis, per Franco Compagnone. Era un amico delle mie poesie, il timoniere, mai brusco e mai sciocco, protettore dei delfini. Franco diceva a me, tu sei poeta. Il faraone, il mare, è regno vita e regno morte, è sfida senza basi di ritorno. Franco ancora è. Nelle notti delle nostre veglie, forse ieri o forse mai, strambando, cazzando, sgusciando tra bitte, boma e parabordi, corridoi e letti di ospedale, per un sollievo alle nostre mamme. Bruno Mancini. Forte fracasso nella stagione onnivora del forse voglio. Andavo a braccia alzate, scalzo, occhi nel manto di nebbie, di sorrisi e di ricordi, pirata senza zaffi per sirene. E Gilda lì, cosciente di incoscienza, l'amore si degnava di aspettare. Bruno Mancini, credevo. Ho scandagliato anfratti,
grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua, di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra del mischero. I sensi atrofizzati, in dormiveglie indotte, l'ombrico nella mela, per scrivere poesie. Credevo. Muschi, verdognoli tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro della battona, la mente assente dalla pelle, respirando colori, piumino incipriante gole, per scrivere poesie. Pensavo. Fascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati dai mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio. Il mondo fuori stanza. Mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite, per scrivere poesie. E sono. Dalla raccolta di poesie agli angoli degli occhi. Brulichio di tante palline.
brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra. Come fai a parlarmi? Quel fiore che vive una notte per ogni 100 anni, come fai a parlarmi? Ricordarmi qualcosa a quest'ora, a quest'ora. La pelle ubriacata come se io stessi ancora ad ungerla di gin nell'ombelico vuoto, piccola coppa, e a grande mano stendessi al seno, al collo. Girati, tutta la schiena è natica, piuma. Sulle montagne un forte vento di neve ha ricoperto gli alberi. Come fai a parlarmi? Quella tua lunga verginità presa in 2 ore su un letto di tovaglie. Brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra.
Vi è piaciuta questa musica? Bene, sono molto contento. Mi chiamo Giulio Menichelli. In questa e in altre serate vi proporrò un programma di musica classica, augurandomi di trovarvi ogni volta più numerosi. Vi aspetto. Thank you.